interessa e guardiamo insieme di cosa si tratta. Le telecamere di Ragazzi c'è Voyager sono andate a Parma per seguire da vicino un evento molto particolare. Ma chi l'ha detto che i ragazzi sono interessati soltanto alla musica pop rock? Guardate un po'. Sipario! Siamo all'ottava edizione di Imparo l'opera, una manifestazione promossa dal Teatro Regio di Parma per preparare il pubblico dei più giovani all'ascolto dell'opera lirica. Circa 5.000 ragazzi delle scuole elementari e medie hanno assistito entusiasti alla rappresentazione della Traviata di Giuseppe Verdi. Una Traviata ripensata e riveduta per un pubblico d'eccezione. Sul palco i migliori allievi delle classi di canto del Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Diretta e presentata magistralmente da Bruno Stori. Oh, ha detto no, avete fatto benissimo a non applaudirlo per niente, perché non si merita niente. Di certo un esperimento più che riuscito, visto l'interesse e l'entusiasmo dei ragazzi. Per chi volesse contattare Ragazzi c'è Voyager, ecco la nostra email, la segreteria, il fax, SMS, il nostro indirizzo. Sapete perché i fiori profumano? Beh, i fiori, come altre parti della pianta, producono delle sostanze chimiche molto complesse che sono chiamate oli essenziali. Questi oli sono contenuti nei petali o nel nettare proprio all'interno degli stessi fiori. Principalmente la loro produzione serve ad attrarre i diversi insetti impollinatori, insomma sono delle specie di trappole. Le api, ad esempio, prediligono profumi che sanno di frutta, come le magnolie. Le mosche invece amano degli odori più forti. In alcuni casi però gli oli essenziali formano una barriera contro i parassiti, oppure formano un velo di vapore acqueo intorno alla pianta e la proteggono dal rischio di disidratazione. È arrivato il momento di